Buongiorno ragazzi, sono appena svegliata, si vede. È presto, eh, comunque, perché dobbiamo fare delle cose, quindi tra poco usciamo. Faccio prima la doccia, poi usciamo perché dobbiamo fare delle commissioncine oggi. e mh, nulla. Vi faccio vedere, appunto, la frigitrice lo faccio vedere meglio prima di portare il caffè a mio marito. Questa è la frigitrice di Casanova, come vedete, L'ho presa bianca da 4 litri, non è più che sufficiente. E si apre così. Questo è il cestello. C'è così insomma, vi faccio vedere anche dentro. E, e qua, insomma, è tutto a touch praticamente e così. Ecco, così sentite che va, così si spegne. E qua ha le varie indicazioni per, per i cibi, insomma. E devo dire che è veramente molto molto bella andiamo a portare il caffè al dormiglione Amore, amore, buongiorno, buongiorno petitino. Allora ragazzi, mi sono messa qui prima di uscire, ho finito di fare la doccia, eh, i capelli si stanno asciugando, guardate che belli ricci, ogni riccio è un capriccio, infatti sono capricciosissima, bene, allora così mi libero, poi qui ho vestito meglio, ma questo lo vedrete solo nell'home tour eh, che arriverà prestissimo ragazzi. Allora, eh, comunque ho pensato per rimettervi in pari quel vlogmas, di farvi qualche vlogmas flash, ovviamente un vlogmas che abbia qualche senso, ecco, e quindi ve li farò, insomma. Vi faccio vedere gli acquisti fatti con il Black Friday e, e niente, passo subito perché così almeno lavo e finalmente posso indossare. Allora, ho preso eh, tutto eh, marchiato Adidas, mm, una cosa, due cose di Amp e una della Ferragni e vabbè faccio vedere come, come capita, come capita, capita, vi faccio vedere. Allora, questo è veramente molto particolare, capite perché? È un leggings, questo è un leggings dell'Avidas che sembrerebbe molto normale visto così, ma ha la particolarità che guardate che bello, è trasparente su tutto il fianco della gamba e anche un pochettino qui sul davanti, c'è cioè questa striscia. È molto particolare, infatti, c'è anche la sua maglia abbinata. L'ho acquistato appunto con il Black Friday e devo dire che sono molto contenta. Vediamo se riesco a beccarvi la maglia. Vediamo, vediamo, vediamo. Eh, C'ho l'altro sacchetto che sto prendo. Poi ho preso finalmente gli Adi Brick che li vedevo sempre, ma eh, non so perché, non, non li prendevo mai. Ho approfittato di questo sconto pazzesco, in più io avevo un 20% e ho preso questi gli ad Brick, questi qua che sarebbero quelli quei bottoni che si slacciano tutti e in fondo, vi faccio vedere, in fondo hanno questo questo logo e la scritta Adidas si sbottonano completamente e finalmente ce li ho perché li volevo da tanto e niente poi sempre adesso ho preso una maglia che sta fa maniche lunghe con le righe rosse io ho la tuta rossa e quindi questa maglia al di sotto ci può stare oppure la mettere anche sui jeans mm, così proprio bellissima bella e ovviamente le classiche tre strisce di Adidas vado veloce, molto velocemente perché non voglio allungare troppo con questa parte di haul così accontento un po' tutti e vi faccio vedere un po' un po' tutto, un po' tutte le cose. Qui intanto faccio la raccolta della plastica, poi, sempre di Adidas, ho preso una tuta bellissima, ragazzi, veramente ho preso anche delle cose che. Ehm, ho fatto anche degli acquisti sempre di Adidas che non mi convincevano a indietro. Ho preso anche il giubbotto che vi farò vedere in un altro vlog, ma so ve lo faccio vedere dopo. Ma l'ho lavato e quello ve lo faccio vedere magari più tardi o mentre lo indosso. Allora, questa, tuta che è comunque più leggerina, e vedete che le, strisci, le striscioline qua è tipo gessata. È bellissima, è leggera, questa è per la primavera, però era scontata. E infatti di fianco, come potete vedere, non è bianco come questo eh, azzurro ottico o bianco ottico, non so come si chiami. È bellissima. Qui in fondo ha um, le strisce che fanno così, è proprio bella. E mi ha troppo colpito. Questa è da donna. La maglia rossa invece è da uomo. E adesso vi faccio vedere sopra, giustamente il giochettino. Bellissimo. Che. Non vedo l'ora di indossare quando sarà stagione. Che bello! Che bello che è! E questo qua, se vi interessa, si chiama Adidas Aero. Are you ready? Are you ready? Guardate: Qui, Are you ready? E... Niente, questo è proprio bella, fatta così. È ovviamente, come il pantalone. Eh, la manica è fatta come quella del pantalone che poi finisce con le tre strisce. E il polsino è fatto così. Sono colori bellissimi. E questo, melanzana, con questo bello, che colore vedi tu qua? È un colore melanzana, sì. Sì, ma... no, questo qua, a strisce. Mi sembra un azzurrino esatto, un azzurrino ottico. si sì, è bellissimo. Guarda, è unisex? io l'ho preso nel reparto donna non lo so se è mi sex bello poi andiamo avanti con altre cose sempre dell'Adidas che così poi vi faccio vedere le altre cose che ho preso su Amp e dalla Ferragni allora ultime due cose dell'Adidas ho preso un'altra maglia a eh, manica lunga color melanzana quanto è bella con le sue strisce classiche e il polsino bianco finisce. È veramente bellissima. Come quella rossa, praticamente. Ve lo foto del polsino. Il polsino di quella rossa finisce. Sì, anche questo bianco. Finalmente libro il divano, metto tutto a lavare. Poi vi farò vedere anche le Funko Pop, così le metto via tutte. E qua ho il sopra del pantalone. Che è fantastica questa maglia. Veramente bellissima. Guardate che bella. Praticamente è fatta così. Tutta in trasparenza. E, e poi è tutta coperta eh, il, 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 il fianco del braccio rimane così in trasparenza eh, ed è veramente bellissimo ragazzi cioè, proprio bello anche qui cioè fino in fondo il 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 da il il ma secondo me abbinati è qualcosa di, di top molto, molto, molto bello. Poi passiamo alle cose che ho acquistato su AMP Allora, su Amp, Vabbè oltre alle Funko Pop, che vi faccio vedere in un altro momento, ho acquistato questo maglione di Winnie Pooh che è troppo bello. Qua c'è la Pina e qui c'è Winnie Pooh, bello morbido, bello color fragola, piace tanto. Questo è proprio bellissimo. Poi ho preso questa qui che avevo in wish list. Avevo sia questa che quella di grifondoro. Ma siccome a me piace anche Serpe Verde e ho eh, comprato da Primark eh, un maglione a costine di questo colore, con questo ci sta veramente benissimo. E ho preso, ho preso un po' grande la taglia perché questi sono da uomo e ho detto vabbè eh, fa niente, meglio così eh, sta più grande sotto con, la, con questa maglia manica lunga praticamente di Slytherin ov ovvero serpe verde ho preso eh, la maglia da mh, da Buccino d'Oro quella che giocano praticamente di ehm, Draco Malfoy 07 guardate che bella sì, davanti c'è scritto Malfoy e dietro è fatta così. Bellissima. Molto, molto bella. Poi, qua in basso uh, c'è scritto Slattering, ov ovvero Serpeverde, Harry Potter e Sport Replica Collection. Bellissimo. E per finire con Emperor, ho preso una super felpa lunga di. Sailor Moon, stupenda ragazzi, cioè guardate che bella è bellissima c'è Kibiusa e Sailor Moon è col cappuccio, ovviamente originalissima Sailor Moon, molto molto bella e stupenda questa appena l'ho presa è proprio andata subito sold out ma era un'offerta, come resistere ed è lunga ragazzi, non ha tasche, è proprio lunga questo da mettere come un leggings Bellissima Dietro è nera semplice Però ehm, è bella felpata dentro Come potete vedere è bella felpata Questa è la stampa Bella, bella, bella Per finire ragazzi Ho preso questa qui Della Ferry, bellissima È una felpa oversize Ho preso Taglia, vediamo La taglia L Come potete vedere qua è bellissima col cappuccio rosa è fatta così molto molto bella ehm, l'XL non c'era perché era finita però essendo un oversize va bene anche la L perché guardate è bella grande cioè è proprio bella bella grande e ovviamente col suo logo questi glitter al cappuccio qui sono coperti Aspettate, che vado a scoprire, sono riuscita a togliere la carta, è stata un'impresa ardua. Eh, Guardate che bello! Praticamente su ogni lato c'è scritto Chiara Ferragni, e qui il cosino finale è, è fatto tipo in gomma! E c'è scritto CF e c'è scritto CF, bellissimo. Ovviamente tutte e due sono fatte in modo identico Ed è bellissima ragazzi Vedo l'ora di indossarla Adesso finalmente è tutto a lavare E adesso uh, Si esce ragazzi E venite con noi in vlog Ma spacendo Ragazzi stavo dimenticando uh, Stavo dimenticando una cosa bellissima Che ho preso su Amp La maglia di Etin È, è imbustata come se fosse un salume sotto Sotto vuoto Vi faccio vedere allora, che bella. Ma no, vabbè. È questo color panna con i dettagli blu. Etichetta, aspettate. Ah, mi stavo intrecciando. Etichetta originale ET, eh, Universal, scritto Universal Studios. E qua vedete. E questa è la maglietta. Ho preso una 2XL, anche se non sembra, perché Amp veste veramente piccolo. E a volte veste abbondante, a, vo a volte veste... Diciamo che veste una taglia in meno di quella che avete. Molto, molto bello. Con, appunto, queste rifiniture blu. Bellissimo. E ti, ragazzi, ti e ti. È un cult, è la storia del cinema. Bene, adesso veramente usciamo. Re Ragazzi mi sono dimenticata di farvi vedere questa Così qua ho liberato tutto E vi faccio vedere questa qui eh, Di Gorgeous È bellissima Perché intanto mi dite Quando è che fai le cose cartopasse Ragazzi stanno tornando le cose E eh, questa è bellissima allora, Vi faccio vedere com'è fatta Allora qua Tolgo perché c'è la scritta Santoro Che è praticamente quello di, di Gorgeous eh, Allora qui è bellissima Perché ha questa chiave È proprio bella che serve appunto per aprire e chiudere. Che bella! Che tiene questo pezzo. E io non ho mai vista questa, la sto vedendo per la prima volta insieme a voi. Questa qua l'ho presa su Amazon se vi interessa. Eh, qua c'è scritto Adventure is Wonderland. Sarebbe tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, ma è gorgeous nel paese delle meraviglie. Si apre così e fatto, tipo. Se, guardate qua che c'è tipo il bianconiglio con l'orologio. È bellissima! L'hai visto dall'alice c'è anche il brucalifo, bello, 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 bello. Eh, la copertina è morbida, sembrerebbe pelle, ma non è pelle, è semipelle. Grazie. Ah, bene. E da questa parte, tipo camoscina molto bella, è ad anelli, fatta in questo modo. E, e qui c'è la copertina dove tiene in mano l'orologio, molto, molto bella. Vi faccio vedere magari... Ehm, giusto qualche foglio, ecco, eh, sono fatti così, poi ci sono i divisori, ehm, tipo abbiamo nei divisori in alto, ci sono le farfalline, come potete vedere, farfalle di diversi colori, e poi qua ce l'hai, e questa qua è per... Qua poi le pagine sono a quadretti con il brutalippo in basso, qui sono puntinate. È proprio bella, ragazzi! È proprio bella con lei così e qui guardate: fatto in questo modo. E abbiamo le pagine azzurrine, lisce. È bella: è tipo più un'agenda per organizzare scrivere gli appunti, le cose. Molto, molto interessante. E poi la particolarità che si chiude con la chiave è veramente bellissima! Bellissima, proprio. Sì, ah! E sopra c'è scritto Santoro Gorgeous. Proprio bella su Amazon. Cosa vuol dire e la marca bellissima, ragazzi bellissima adesso veramente stiamo uscendo anche perché mi metto sopra prendo la spazzatura e, e usciamo, mm. ragazzi. Eccoci qua direttamente dal letto. Siamo rientrati, abbiamo fatto le cose. Poi vedete in un altro vlog, fa tanto tanto freddo. Siccome sì, il letto super rovinato, perché Yumi praticamente si fa le unghie, i tessuti di. Dico pelle, similpelle, ok. <ride> lo guardate qui lo Mi sono messa all'editing, ho fatto già quello di mio marito, adesso finisco questo e niente. Vi, vi saluto qui perché um, si è fatto tardissimo e, e voglio caricarvi assolutamente il vlog vlogmas, e, um, comunque. Um, Fatemi sapere cosa ne pensate di come ho sistemato lì. Quella parte di cucina, quella che comunque si è vista e dove ho messo la macchinetta secondo anche mio marito è molto più comodo e, e pratico, insomma, sopra il microonde, e la friggitrice d'aria sta meglio lì, è veramente bella. Capiente, poi faremo tante ricettine e cose e adesso, proprio la stagione delle ricette e dei dolci natalizi e ve li faccio. Cerco di fare dei vlogmas belli. Che sono ricchi di tutto si sì, comunque questo letto è inguardabile eh, lo prenderò um, in velluto perché in velluto praticamente um, non, non fa le unghie aiumi per fortuna e niente ragazzi adesso mi metto a finire di guardare prima monto questo video ve lo carico e poi mi metto a guardare la mia stagione eh, la mia stagione si sì, l'ho fatta io eh, l'ultima stagione di elite eh, ho visto praticamente in due giorni la stagione di Elite 5 che mi mancava sto facendo il recuperone delle serie tv praticamente la sesta eh, praticamente l'ho vista subito, la sto vedendo subito aver finito la quinta devo dire che il fatto che, mh, non faccio spoiler Certe cose non, non siano come prima, eh, è un pochettino brutto, ci sono altri intrecce, altre cose. Non su seguirsi e vabbè, la guardo, sono a metà degli episodi e poi inizierò una stagione nuova e non già in mente un pochettino. E nulla, eh, io vi saluto, muah, vi mando un mega bacione e ci vediamo nel prossimo vlog ma che vedete che sarà molto molto bello! Anche quello di mio marito! Ciao!